Il restauratore di biciclette. Allora, quest'oggi vi spiego in brevissimo tempo tre modi per andare a restaurare una bici. Allora, per quanto riguarda sverniciare la bici, abbiamo circa tre tipologie di modi per andare a sverniciare la bici. Uno è per quanto riguarda lo sverniciatore liquido, che sarebbe questo qua. Ha un grande potere per quanto riguarda la rimozione della vernice. Lo si passa sul telaio e automaticamente incominciano a fuoriuscire delle bollicine e così dopo circa 5 minuti potete andare a passare con una spazzola di ferro, questa qua. Automaticamente andate a spazzolare, da come vedete, vedete come si muove. Questa è una pratica molto semplice e ovviamente per andare a pulire in modo più veloce andiamo con la spazzola della smerigliatrice angolare. Il trapano impiega un po' più di tempo e ha meno forza ovviamente rispetto alla smerigliatrice angolare. Poi, due, per quanto riguarda la seconda opzione di sverniciatura abbiamo il cannello, ok? Cannello, il mini cannello, oppure si può usare anche il cannello quello grande, dotato da una bombola di gas per quanto riguarda quella che usate anche per la cucina. Automaticamente lo si va a passare, automaticamente così, vedete? E ovviamente questo, diciamo in questo caso, va passata più volte e si va con una spatola a vedere quando, diciamo, va ad indebolirsi la vernice vecchia per rimuoverla. C'è l'opzione 3. L'opzione 3 è quella più drastica, quella più pesante, quella più faticosa. È quella là, io la chiamo rimozione, per quanto, cioè rimozione macchinosa. Rimozione macchinosa per me vuol dire, ecco, prendere la smerigliatrice angolare e andare ad imprimere, facendo così. E questa qui, smerigliatrice angolare, ovviamente si dice crudo perché o a crudo oppure macchinosa, come ho detto prima, perché io in questo caso c'è la rimozione liquida, ok? Come ho fatto vedere prima. Però per quanto riguarda la pulizia a crudo, per me significa spazzolare così, senza passare nulla, cioè senza né passare né cannello né passare la rimozione liquida. Però questo qua me lo sconsiglio. Per quanto riguarda la quarta modalità del processo di sverniciatura, abbiamo la sabbiatura. La sabbiatura io di solito la sconsiglio vivamente perché la sabbiatura, soprattutto se è quella industriale, può andare ad danneggiare togliendo il film lucido sopra del telaio, ok? Che l'acciaio ha un lucido, l'acciaio delle bici, detengono un lucido che quel lucido non deve essere rovinato. Quindi con la sabbiatura io questo, ecco, lo sconsiglio. Quindi consiglio la spazzola, andare sempre con leggerezza, senza imprimere in modo, ecco, aggressivo, bisogna sempre passarlo delicatamente. Con ciò non va a compromettere nulla.